Seconda parte di 7 in punto, abbiamo cambiato ospite, cambiamo argomento, parliamo di un argomento spinoso, ma che potrebbe sembrare meno spinoso perché parlo di IMU, di TASI e di tasse. L'IMU dal prossimo anno, così dicono, dovrebbe sparire. Qui con me per capirne qualcosa di come si muovono queste gabelle ho Alberto De Franceschi, tributarista. Buongiorno e Buongiorno, benvenuto. buongiorno a voi. Allora, innanzitutto per alcune categorie questo è un periodo difficile, no? C'è chi deve pagare molti soldi. Ci fa una Guarda, specie di riassunto delle tasse che si devono pagare a allora, il dicembre? mese di dicembre è un mese molto particolare perché cominceremo con il 16, con tutta una serie di scadenze, tra cui IMU, TASI. E poi abbiamo anche il discorso degli stipendi, le tredicesime, e gli F24 dei contributi e quant'altro. Poi andiamo a finire all'altezza, diciamo 20, mi pare 7, che se non ricordo male, 26-27, che c'è l'acconto dell'IVA. Adesso non ricordo perché sia con i prefestivi, eccetera. E quindi un mese dove le aziende ci daranno molto. Tant'è vero che in questi ultimi Molto giorni. da fare o molti soldi da versare allo Molti, Stato? molti, do, molti soldi che pagheranno allo Stato senza avere dallo Stato i servizi che dovrebbe ricevere, no? Perché pagano tasse, quindi dovrebbero avere servizi. Questo è il mio punto di vista, chiaramente. Infatti, ma non è solo il mio punto di vista, infatti la CGA credo che abbia pubblicato in questi giorni una statistica dove ha fatto vedere che praticamente è la mazzata di 5 milioni di euro, una cosa del 5 genere, miliardi. 5 miliardi di euro, Ho ecco, 5 sentito miliardi di euro. Salvini ieri sera che Ecco, faceva questa. e questa mazzata è finita proprio sul mondo, diciamo, dell'impresa. Nonché ultima oggi, da ieri, pardon, è partito il nuovo sistema delle tasse sulle carte di credito e di bancomat, quindi siamo veramente molto felici perché stiamo pagando dappertutto. Ma mi scusi, il sistema tributario, quelle scadenze che ci sono per le imprese, quest'anno sono più onerose rispetto all'anno scorso? Perché si sa che bisogna pagare le tasse, tutti sappiamo che abbiamo un sistema fiscale esagerato, pesante per le imprese. Che cosa c'è di diverso rispetto allo scorso anno? Allora, rispetto allo scorso anno c'è che io desumo che chi fa diciamo, le norme di tipo fiscale tributario deve essere onesto nel confronto dei contribuenti. Cioè, si sa che qualcosa dobbiamo pagare perché essendo tasse usufruiamo dei servizi e quindi i servizi poi devono anche esserci. Dall'altra parte però bisogna partire dal concetto che devono essere tasse chiare. Nel momento in cui io ho delle discipline fiscali e tributarie, cioè ho delle normative che tolgo di qua, aggiungo di là, allora do i 500 euro ai giovani sotto, under 18, dei 18 anni, poi do gli 80 euro in busta paga, poi però faccio il conguaglio come è successo l'anno scorso e gli 80 euro spariscono. Cioè sono cose indecorose ed ignobili per un cittadino degno di tale nome. Ma Ecco, questo è il secondo concetto. lei, questo, chiedo proprio la sua opinione, questi meccanismi un po' perversi di tolgo di qua e rimetto di là Sì. sono dettati da un caos normativo che si fa un provvedimento e non ne risolve un altro, o c'è una precisa volontà strategica politica per Guardi. cui magari ogni tanto tolgo a uno e rimetto ad un altro cambiando la tipologia delle tasse oppure alla Guardi, io fine. purtroppo non parlo neanche più di un discorso di normativa politica, parlo di spin doctor. Qua siamo governati da un sistema di spin doctor, ovvero sia quel soggetto che è molto abile nella comunicazione e quindi non è che c'è caos normativo, è che ti espongono le cose in maniera tale che ti sembra che ti diano qualcosa. In realtà così non è. E le faccio un esempio banalissimo proprio sull'IMU e la TASI. Infatti era la domanda Guardi, è la che fase stavo per semplicissima, è farle, perché tutti indecorosa. esultiamo, diciamo va bene, chi ha la prima casa ovviamente, ma anche non solo la prima casa, dice che bello, l'IMU non la paghiamo più il prossimo anno Però e pagano la TASI, ci però spiega pagano la come TASI. funziona. Allora, io intanto le faccio la premessa per chiudere il discorso che stavo facendo prima, di quelle soggetti che abitano nei comuni di Mira, Dolo e Pianega, tanto per dirne uno, dove il 7 di luglio c'è stato quel bel tornado che ha devastato. Ecco, questi signori, L'8 di l'8 luglio. di luglio, sì, questi signori pagheranno IMU e TASI. È normale? È una cosa che va bene? Secondo me no, non va bene. Allora, attenzione, i signori, parliamo, ovviamente credo che sia abbastanza ovvio che paghino chi
i cittadini non colpiti di questi tre comuni. Pagano i cittadini tutti. Evidenziamo tutti. Anche quelli colpiti. Anche quelli colpiti. Chi non ha più la casa paga. Allora, chi non esattamente ha... IMU e TASI sulle quattro pietre devastate che allora, sono rimaste. Sulle quattro pietre devastate, se hanno avuto dai vigili del fuoco il certificato di non agibilità e quindi che il fabbricato è distrutto inagibile, avranno sull'aliquota di base, che comunque è quella più alta rispetto a quella della prima casa, lo sconto al 50%. È indecoroso, cioè è una cosa assurda. Però è così. E sulla TASI altrettanto. Ecco, questo è il sistema del caos normativo. Ci ripete, ci ricorda che cos'è, che differenza c'è tra IMU e TASI, perché ci siamo un po' persi, perché l'IMU in teoria IMU, per la prima casa non dovrebbe esserci più, si paga la TASI, come funziona? L'IMU sulla prima casa non si paga nel momento in cui è considerata prima casa, se però lei non ci abita, non c'è la residenza, uh-huh, eccetera, tipo questi signori che sono per forza di cose ospitati altrove, diventa un fabbricato dove lei non ha la residenza, quindi diventa tra virgolette una seconda casa, ecco perché la si paga. Ma, scusi, chi è stato colpito dal tornado e continuerà a risiedere nella casa per quanto inagibile? Ma non ci abita lì. Ok, e il domicilio ce l'avrà da un'altra parte. Allora, come si fa a considerare il fabbricato di residenza seconda casa? È su quello che noi stiamo discutendo da mesi con i comuni, perché si voleva una delibera da parte di questi comuni, parlato con tutti e tre i sindaci, che fosse chiara. Loro rimandano allo Stato perché dicono noi non possiamo esentare il pagamento di questa imposta e delle tasse, cioè dell'IMU e della TASI, non possiamo farlo perché è una cosa statale, ma loro possono fare benissimo una delibera comunale ad aliquota zero e hanno risolto il problema. Sanno benissimo chi sono i signori perché hanno dovuto censirli per quantificare i danni, quindi il problema non si pone. Tornando all'imposta, l'imposta è una IMU, imposta municipale unica, un qualcosa che lei paga perché fa parte di uno Stato. Teniamo sempre presente il discorso di cui stavamo parlando, mentre la tassa sui servizi indivisibili, che è la TASI, paga perché ha dei servizi. Mi metto nei pantaloni di questi poveri personaggi che pagano un'imposta e una tassa. Un'imposta perché fanno parte di uno Stato e una tassa perché hanno i servizi. Credo che non abbiano né uno né l'altro. Ma attualmente chi paga l'IMU e chi paga la TASI? Che cosa succederà il prossimo anno? Il prossimo anno avremo una cosa bella, che si chiama la IUC, l'imposta unica comunale, che sullo spin dottoraggio è fantastico, perché trovano tutte queste formulette, queste sigle, eccetera, che raggrupperà un po' queste imposte. Mannaggia. Lei dovrebbe avere una tassa per non aver spento ha ragione. I cellulari. Sono stato una tassa televisiva che pagherò dazio. Pagherò che dazio. Che noi mi sa che alle pagherò. Televisioni locali non si paga mai nulla. No, anzi. Pagherò dazio nel senso che pagherò la tassa. Anzi, mi scusa, l'ho spento. Allora, torniamo. Aspetti, perché io le faccio fare un passo indietro. Attualmente chi è proprietario di prima casa paga l'IMU o paga la TASI? Allora, attualmente chi è proprietario di prima casa paga soltanto la TASI, oh, ad aliquota ordinaria, mentre l'IMU ha lo sconto totale, cioè quindi non paga nulla per effetto di un'esenzione normativa nazionale. Il prossimo anno che cosa succede? Il prossimo anno... Anche chi ha la seconda, la terza casa, la quarta casa non paga più l'IMU? No, diciamo che vengono unificate le imposte, IMU, TASI e TARI, che è quella sulle immondizie, vengono unificati in un unico calierone che si chiama IUC, imposta unica comunale, e che pagando un'aliquota che ci diranno quanto l'importo... Dipende dal comune? Dipenderà dal comune in base ai servizi, in base a quello che sono i mancati ristorni che gli darà lo Stato, perché alla fine tutto questo meccanismo è stato il ribaltamento da parte dello Stato ai comuni di introitare quelli che sono i fabbisogni finanziari che hanno dai loro cittadini, quindi hanno fatto questo passaggio. Quindi in base al bilancio comunale e ai servizi definiranno le tasse... Ma ci sarà una riduzione oggettivamente? Non so, adesso si paga anche per chi è proprietario, facciamo di prima casa, paga la TASI, giusto? Sì. E paga una percentuale a seconda, poi c'è chi paga anche veramente qualcosa di irrisorio a seconda delle metrature, della locazione della casa, eccetera, eccetera. Qualcosa a giugno e qualcosa il saldo a dicembre. Sì. Questa nuova tassa, questo IUC, come sarà distribuito? Ma questo lo diciamo subito dopo la pubblicità. A tra pochissimo, grazie.
Siamo tornati in studio con noi Alberto De Franceschi, tributarista. Stiamo cercando di capire che cosa cambierà il prossimo anno, dato che dovrebbe sparire la TASI per tutti, ma nasce questa IUC. Allora, io stavo chiedendo, in qualità di proprietario di prima casa, no? Facciamo l'esempio più diffuso, se vogliamo. Il prossimo anno mi troverò a pagare meno o pagare di più rispetto adesso, visto che una tassa dovrà sparire, la tassa sulla prima casa? Allora, se devo rispondere sarcasticamente, dico di più. Se devo rispondere oggettivamente, pagherà più o meno lo stesso, perché è praticamente il far confluire le imposte che già paga all'interno di questo contenitore. L'IMU già non la paga più. La TASI, che per i servizi indivisibili la paga, l'hanno già calcolato i comuni, avrà in più la TARI, ma la TARI già la paga a parte, che è quella per le immondizie e per le spazzatura. Ecco, questo è il discorso. Quindi pagherà tutto in un unico, diciamo, contenitore, in più rate. In più rate, penso faranno due rate, che saranno quelle famose giugno-dicembre. Sempre con l'F24, oppure perché, se lei dice, vengono assimilati i servizi. Attualmente adesso abbiamo i servizi delle immondizie che arrivano con il bollettino postale, poi arriva l'F24 per la TASI che ti prepara il commercialista o il CAF. E io come farò a ricordarmi le scadenze dello IUC? Già evoca un animale della Siberia, se non sbaglio. Presuppongo proprio che, siccome è una cosa che soprattutto la TARI è gestita dai comuni, dovrebbero arrivare dei bollettini anche per le persone, spero, per le persone che hanno una certa età, che quindi difficilmente mal gestiscono gli F24, queste cose qui, ecco. Anche perché poi quindi una gestione comunale dovrebbe diventare. Spero, mi auguro, lo dico contro i miei interessi, che lo facciano i comuni, perché è una cosa che poi dopo hanno una gestione complessiva sia dall'atto calcolo che dall'atto introitazione, quindi verificano subito eventuali evasioni di imposta e quindi sono in grado subito di porvi rimedio, ma soprattutto per i contribuenti, quelli che hanno una certa età o scarsa dimestichezza con i sistemi, diciamo, online e queste cose qui. Lei prima citava le persone colpite dal tornado in Riviera del Brenta, sono proprietarie di case normalissime, ma ci sono anche molte dimore storiche che, a parte un paio di casi eclatanti, hanno subito sì dei danni, ma dobbiamo sottolinearlo, sono state rase al suolo molte più case, tra virgolette, normali. Però queste dimore storiche, qui mi allaccio alla questione quando si disse aboliamo l'IMU per tutti, anche castelli, casali, eccetera. Qual è la faccenda? Lei da tributarista e poi insiste in un territorio dove c'è anche il costo di manutenzione. Cioè, come si fa a fare un distinguo tra quella che è la casa, la villozza di un benestante e magari il dover mantenere un'abitazione che si è ereditata, che diventa insomma ingestibile? Io non so se invidiarli o compatirli, i proprietari delle dimore storiche. I casi purtroppo ce ne sono anche in studio, abbiamo due casi. Abbiamo il primo caso dell'immobile storico gestito da persone che hanno una certa capacità, diciamo, hanno una certa anche economia e quindi non hanno nessun problema, tant'è che non è quello il problema, è l'ultimo dei loro problemi. C'è l'altro discorso che invece, ed è corretto quello che ha fatto un esempio che calza a pennello, di chi magari eredita una situazione di un fabbricato storico importante, vincolato, ma che ha anche bisogno di una manutenzione, fa parte del nostro patrimonio culturale, va gestito in qualche maniera e purtroppo non ha la disponibilità economica. Ecco, questi sono gravissimi problemi, perché qui partono anche cartelle, partono avvisi di un certo importo. Dire agevoliamoli, non facciamoli pagare, purtroppo c'è sempre il sospetto recondito di fare un favore a qualcuno. Ma non ci possono essere, visto che ci sono gli studi di settore, no? Che monitorano, fotografano il reddito dei liberi professionisti e degli imprenditori, non è possibile anche in questo, cioè, si arriverà mai ad una tassazione, non dico individualizzata, ma che comunque tenga conto del quadro reddituale? È ovvio che c'è il discorso dell'evasione fiscale. Allora volevo capire da lei come si potrebbe lavorare per un sistema tributario congruo alle capacità e alle
facoltà economiche. Potrei sorprendere nel dirle che il sistema per pagare tutte le tasse senza nessun tipo di elusione o di evasione d'imposta già esiste da memo tempo e si chiama tessera del codice fiscale o tessera sanitaria. Come in America? Esattamente. Lei quando ha quel piccolo strumentino, quel codicino, dove da una parte quando ha dei soldi sono ben monitorati perché li mettono al suo, dopodiché comincia a fare spese o ha delle, diciamo, delle gestioni personali o economiche e paga con quel tipo di tessera, la differenza costi meno ricavi dal suo teorico reddito, fine problema, fine discussione. E la privacy? Non lo si va. Qual è la è lo Stato che gestisce questo, cioè io non ho problemi a dimostrare qual è cosa abbiamo gli spioni allo Stato. No, ma magari uno dice io voglio avere anche una certa libertà, un po' con il discorso del contante, no? Voglio avere una certa libertà di denaro. Non so, se io ho uno zio d'America che mi fa delle regalie in contanti e le giustificherà nel momento in cui quello che lei spende non è congruo con quello che lei percepisce. Appunto, ma credo che in Italia ci sia questa ritrosia anche a giustificare, che poi sia una ritrosia che nasce perché molti hanno il malloppetto, il black. La ritrosia è un fattore culturale. Noi siamo impostati in tantissime cose sul fatto di ragionare. Allora, se si prende per esempio il discorso del contante, che è l'antiriciclo, questo storia nel 300 euro, 3000 euro, tutti questi patemi, ecco, patema non c'è perché è una norma nata per l'antiriciclaggio, che vuol dire un controllo stretto nel territorio, prostituzione, droga e quant'altro, no? E rapine, quello che va dietro. 300 euro è un parametro adatto, invece si è preso, non so da dove è partita questa cosa, questa normativa per fare una campagna contro l'evasione fiscale, ma è assurdo, cioè non è fatta per quel tipo di ragionamento lì, cioè che tu hai 300 euro e ne hai 3000 euro, se non vuoi pagare le tasse il sistema lo trovi lo stesso. Allora perché negli altri paesi d'Europa non ci sono limiti così pressanti come da noi? Ma perché per gli altri paesi d'Europa intanto c'è un sistema culturale di Stato che è diverso. Quando uno dice sono un cittadino inglese, lo dice... Cioè non evadono all'estero, è un'abitudine solo italiana? Io le parlo proprio della Svizzera, perché ho vissuto lì per un po', e non c'è assolutamente la concezione di evasione. Pagano quello che devono pagare. Però e gli svizzeri hanno anche stipendi che sono di 50. Hanno anche i servizi. Ecco, è il punto dove volevo arrivare, quello. Allora, io se ho i miei servizi, quindi vado in pensione normalmente, vado in ospedale, vengo curato, tutte le cose, che motivo ho di evadere il fisco? È il sistema che mi porta dei servizi. Perché come dicessi, vado in ospedale, ok, e non mi curano. Perché? Perché sono un evasore. Cioè, sì, però qualcuno, capito? Adesso io non voglio assolutamente difendere gli evasori, ma purtroppo di fronte a salari, pensioni sempre più concentrati, uno dice vabbè, mi faccio fare un servizio dell'idraulico piuttosto che magari risparmio qualcosina, e quindi si alimenta anche come consumatori, no, il nero. Come se, la solita vecchia questione, è un fatto culturale, mentale, nostro? Siamo fiscocentrici o tassocentrici, come si vuol dire, cioè siamo incugnati, io perdo veramente ore e ore del mio tempo a spiegare agli imprenditori che il loro obiettivo non è la determinazione delle tasse, è fare profitto, reddito. Una volta che fanno il profitto e il reddito, si possono pagare le tasse. Pagano qualunque tipo di cosa. Il problema è questo, è che si è concentrati tantissimo su questa cosa. Io, però se il 60% dei miei guadagni, non so se è il 60%, se fosse un imprenditore... È il 74%. Ecco. Le do una notizia ancora più brutta. Ecco, se il 74% dei miei guadagni finisce in tasse, capisce perché? Bene che perché mi preoccupo del 74%. Perché il 74% finisce in tasse? Non glielo dico da persona di sinistra o di destra, lo dico da persona che fa il calcolo. Esatto, tributarista. C'è l'evasione, questo è il problema, perché alcuni soggetti hanno deciso di non pagare le spese, i servizi e le tasse che sono dello Stato dove loro risiedono e hanno fatto scelte. Di cui i servizi fruiscono. E fortemente fruiscono dei servizi, perché abbiamo tutti ben presente quei titoloni sui giornali con i mega SUV e con la pensione sociale, con tutta una serie di cose, e dopo si scopre che non hanno contribuito e tutte queste cose qui. Quindi questo è il discorso. Basterebbe la tesserina sanitaria che adesso ha il microchip in Veneto per... Ma no, basta, il codice fiscale
scannare, il codice a barre anche, senza tanta tecnologia, e registrare uscite ed entrate. Fatto quello, il nostro ministero è fantastico perché ci ha a noi ribaltato tutto il problema del caricamento 730 per compilati e quant'altro per fargli le tasse. A noi professionisti. Sì, sì. Allora, noi gli abbiamo caricato per bene le anagrafiche, le banche hanno contribuito, anche altri soggetti. E adesso si vantano, no? Sempre per il discorso spin doctor, si vantano di questa tecnologia che fanno poi, controlli. Scusi, questo caricamento dati l'abbiamo pagati noi utenti, ovviamente, a voi professionisti. Noi lavoriamo anche noi per la scodella di farina, cioè voglio dire. Che alla fine poi è una... Perfettissimo. Ce li siamo autocaricati dal punto di vista... Hanno questi mega strumenti, con questi mega strumenti hanno capito probabilmente che l'informatizzazione è un passo importante per la lotta all'evasione, utilizzassero questo semplice metodo, avrebbero immediatamente identificato lei chi è, quanto guadagna, cosa fa, basta, dopo lei non ha problemi, ripeto, ha problemi chi? Ha problemi, e deve, questo uno, perché qui parliamo di lobby, di pressioni su certe cose, ha problema chi con questo sistema viene a essere visto e monitorato su cose che non dichiara. Questo è chiaramente, no? Perché se viaggio col Ferrari e ho la tesserina che faccio spese di una certa tenore e dall'altra parte l'unico reddito ufficiale è la pensione sociale, qualcuno mi farà qualche domanda e mi dirà quanti zii d'America c'hai, cioè ne hai 7-8, ecco. Invece con questo sistema qua è evidente immediatamente e quindi non c'è problema. E con questo sistema, visto che lei diceva che la tassazione al 74% è frutto dell'evasione fiscale, si va al 33%. Che è una media europea. Il 15% di qualche schieramento politico è fattibile l'aliquota fissa al 15% secondo lei? Ma questa è un'alternativa che avevamo proposto qualcuno. Il sistema fiscale può reggere, è sostenibile? Ma allora, intanto non era il 15%, ma era che volevano metterlo in tre scaglioni, se non ricordo male. Tutto è fattibile nel momento in cui si decidono che servizi noi vogliamo avere. Allora, un altro tipo di sistema per avere meno problemi con l'impatto tasse sarebbe quello di dire: bene, in Italia fosse fattibile, quant'è l'importo che lo Stato introita tot, in base a questo faccio le mie spese. Non avremo più servizi, non avremo più politici, perché la prima spesa che viene ragioniamo nel piano dell'obiettivo del fattibile. Dell'obiettivo, allora vuol dire che i miei servizi costano troppo, quindi giustissimo fare un ragionamento sui servizi, infatti condivido quei ragionamenti che sono stati fatti sui costi standard, per esempio della sanità, perché tengono in considerazione un costo che sia fattibile. Una siringa, diceva qualcuno, cosa costa? 2 euro, non può costarne 20, e quindi tu paghi 2 euro, ecco che il tutto ritorna in una formulazione naturale, ecco, questo era un po' il ragionamento, ed è un ragionamento per cui ci sarebbe una fluidità su tutto, perché a questo punto, avendo dei costi standard e avendo gli introiti, e lavorando sui costi standard e sugli introiti, commisuri le tasse esattamente a quello che è il necessario, e comunque le posso garantire che il 33% di tassazione pagata da tutti darebbe ampi margini, ma questo non lo dico io, chi sulla base di conti è più bravo di me, che fa economia per lo Stato. Lei prima diceva una cosa che mi ha incuriosito, no? Che lei spiega ai suoi clienti imprenditori: concentratevi sul profitto. Sì, fortemente lo dico. Perché secondo lei c'è un'ansia tutta italiana sulle tasse, e quanto vengono distolti questi imprenditori, che comunque insomma sono degli illuminati, dall'investire la loro gestione, se vogliamo, dell'azienda e non affidare a voi la questione tasse? Non lo so, ma volevo capire perché deve sottolineare questo. Perché, guardi, ho coniato anche un motto: chiedimi quanto guadagni, non chiedermi quante tasse paghi. Proprio c'è scritto all'ingresso dell'ufficio, uno quando entra si vede il motto. Questo perché? Perché io non ho... È anche confortante, voglio dire, dice ok, io ti dico quanto guadagno, poi le tasse diventano una questione di conseguenza dei commercialisti. Ma diventa anche conseguenziale, no? Per cui si trova la forma migliore. E teniamo presente che la tassa è proporzionale a scaglioni, per cui se guadagni molto pagherai molto, forse se guadagni poco, con tutte le detrazioni e le cose che ci sono, pagherai di conseguenza. Questa è una cosa interessante, perché...
Si dice paghiamo sempre tante tasse, però se effettivamente il mio fatturato, sto parlando di imprenditore, o se le mie entrate si riducono improvvisamente, io ho una riduzione delle tasse, è sempre proporzionale, perché abbiamo sempre la sensazione di continuare a pagare, è come se lo stipendio, parlo di stipendio, l'introito, fosse diminuito, ma le tasse sono sempre lì. Problema è un altro, è che le tasse sono... Questi anticipi IRPEF sono una roba, allora, anche sugli stipendi, magari uno c'ha una banalissima collaborazione e ti arriva una bordata di anticipo IRPEF e dice: ma chi me la fa fare? Lì allora, sulla collaborazione esterna che va a pagare magari un 40%, ci sono altri, bisogna vedere lo zoccolo dove si trova. Però, alla fine netti 10 euro. Però io vorrei fare l'esempio di una cosa. Noi abbiamo la percezione di pagare tanto, non tanto per un discorso di tassazione, quanto per un costo di costi che ci sono stati ribaltati, utenze elettriche, utenze telefoniche, gestione rifiuti, queste cose qua, che sono aumentate. Quindi percepiamo lo stesso stipendio, ci resta di meno. È aumentato il costo dei servizi? È aumentato il costo della vita, questo è il concetto. E quindi avendo un costo della vita più alto e mantenendo uno stipendio che è sempre lo stesso, chiaramente abbiamo minore denaro in tasca. Il costo della vita è aumentato perché noi abbiamo aumentato il nostro tenore di vita o perché proprio i costi basici sono aumentati? Ma lo sa che l'Enel è aumentata quasi del 35-40% nel corso degli ultimi anni? Se mi guardo una bolletta, trova il consumo che è ridicolo contro le accise e gli scaglioni. Non solo l'Enel, tutti i gestori ma anche di energia elettrica. L'energia elettrica non ce l'ho assolutamente. Sono aumentati. E adesso terribilmente. Non ci si mette anche il canone. Com'è la questione del canone televisivo? È passato, non è passato? Allora, 10 canone, anni, finché, è legato alla legge di stabilità? No? Noi leggiamo la legge di stabilità, che sono lì tutti che stanno lavorando da giorni, per esempio c'è un politico. Quali sono, da tributarista, le cose che potrebbero tranquillizzare un po' tutti? Cioè, quali sono i punti, se c'è qualcosa... Cioè, vuol mettere i suoi ascoltatori tranquilli. Il punto è che... No, se c'è qualcosa di interessante nella legge di stabilità. Certamente ci sono i 500 euro per i diciottenni, che vorrei capire dove li spenderanno, perché temo sempre nella elettronica di consumo, e che sarebbe un danno. E poi ci sono un'altra cosa, che sono una... questi 500 euro sono una tantum? Ho appena tu con allora, 18 anni e 500 euro? Dico questo dicendo che la legge di stabilità non è ancora uscita, per certo, cui sì, è un chiacchierare sulle cose che c'è. Sì, allora, dovrebbe essere una tantum che gli studenti destinano alla, tra virgolette, cultura, ma non è ben identificato cosa si intende per cultura. Magari uno può anche pagare un pezzo di tasse universitarie, no? Sì, sicuramente è gran bella cosa, ma allora a questo punto me lo sconti sulle tasse, facciamo prima. Perché dobbiamo fare questo giro viziato di ti do una cosa per... Scontamelo, cioè in universitaria hai 500 euro in meno, fine problema, meno burocrazia per tutti. Altra cosa interessante è che ci dovrebbe essere una rimodulazione delle pensioni, che è una cosa interessante, perché sembra che Tito Boeri ha fatto delle valutazioni che probabilmente nelle pensioni qualcosa di nuovo venga fuori. Ma tutte le pensioni? Si parla sempre di minime e quelle ad ammortizzatore sociale. Okay. Altra cosa interessante è che sicuramente entrerà in vigore quello che è la social card, chiamiamola così, o quella specie di sistema che permetta ai pensionati di avere delle agevolazioni. Però queste sono scritte nelle cose che... Il primo gennaio invece che cosa essenzialmente parte, frutto di disposizioni degli anni precedenti? Una cosa fantastica che si chiama bail-in. Ah sì. Che è bellissimo, lo adoro. Vabbè, questa però, cosa. Vabbè, però diciamolo, per chi ha conti correnti con 100.000 euro in conto. Ma non è proprio così. No? No, perché lei vede l'aspetto dei 100.000 euro, però... Mi trovo una difesa, però, insomma. Però non... Allora, i 100.000 euro è un dato iniziale, è un dato che in teoria cioè, se fallisce di brutto... Se fallisce di brutto... Tutti i conti correnti, anche quelli che sono in rosso. Il rosso è una condizione, sa che è una condizione non permanente, perché il rosso per un'azienda è una condizione di transito. Magari sono in rosso oggi. Infido. Esattamente, sono in rosso oggi, domani ho più 100.000 euro. E quindi ecco, ok. Ecco che, vede che. Beh, non può essere il mio caso, io vorrei avere più 100 euro. La cosa interessante del bail-in. Abbiamo 20 secondi.
Allora rimando a gennaio. Alla prossima. No, ma ce lo dica, facciamo una sintesi. La cosa interessante del bail-in è per tutti quei soggetti, tipo le banche che sono in questo momento inquisite per le azioni, eccetera, li hanno presi dei conti correnti, non avevano centinaia di migliaia di euro. Li hanno presi dagli azionisti, sì, ma trasformando l'azione da 30 euro trasformando, a 7. Trasformando il risparmio del conto corrente in azione e successivamente ha capito che il bail-in ha un impatto molto importante. C'è un dato che chi ha sottoscritto azioni, insomma, doveva anche un po' leggere, no? Ma poi che qualcuno sia stato obbligato a sottoscrivere azioni. Io sono lì, ecco, sono su però, quel discorso insomma, lì. Io ringrazio Alberto De Franceschi per questo resoconto, insomma, sempre molto illuminante di quanto succede alle nostre tasche. Ringrazio voi per essere rimasti con noi. Torniamo domani mattina con Stati in Punto. Grazie, arrivederci. Arrivederci.